dal camion in centro. Una donna di 43 anni è in condizioni gravi dopo essere stata, secondo le prime ricostruzioni, investita e ferita gravemente da un camion sul Corso del Popolo a Rovigo, in corrispondenza della rotatoria con via San Bellino. Si trovava in bici al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, polizia di Stato e personale del SUEM. Ricoverato anche l'autista del mezzo pesante. Quando ha visto cosa fosse accaduto, è stato colto da un malore. Una provincia in lacrime, una dimostrazione di affetto e amicizia che ha stupito tutto il Polesine. Nella giornata dei funerali di Marco Stocco, Michael Zanforlin e Filippo Bettarello, oltre 1000 persone si sono presentate ai funerali e altrettante hanno partecipato alla toccante fiaccolata che si è snodata per le vie del centro di Rovigo. Maschere, risate e colori. Un listone come non si vedeva da tempo, con famiglie, bimbi, gioia, risate e colori, con tante maschere. Halloween è stata una giornata davvero speciale in città. Un ritorno in presenza e soprattutto per i più piccoli un momento di sfogo dopo le tante restrizioni di questi mesi. Positivo l'impatto della ricorrenza anche per i commercianti. Ottimi affari! La crescita del contagio rallenta. In tutto 5 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Polesine, 3 dei quali comunque erano già stati posti in isolamento dal personale dell'ULS 5. Stabili i ricoveri, le case di riposo della provincia rimangono Covid-free. In piazza per i diritti negati. Una manifestazione accorata e soprattutto indignata, quella organizzata in piazza Vittorio Emanuele dopo lo stop incassato in Senato dal DDL Zan. Bandiere di Arcigay e Politropia, con l'appoggio di Rifondazione Comunista e di Black Lives Matter, per gridare vergogna. Affitti, ti aiuta il Comune. Si apre domani, grazie al Comune di Rovigo e all'assessore Mirella Zambello, il bando di sostegno per chi si trova in difficoltà a pagare l'affitto. Sul sito del Comune di Rovigo tutte le informazioni. Inaugurata la Palestra della Musica. È stata una giornata davvero speciale per Adria e in particolare per tutto il Conservatorio Buzzolla. È stato infatti inaugurato l'Auditorium Mecenati, una vera e propria palestra della musica per i virtuosi del domani.